Indubbiamente l'efficienza di un'amministrazione non può essere disgiunta, anzi va di pari passo con l'efficienza di chi vi lavora. Il nostro obiettivo è quello di formare, di organizzare dei corsi di formazione, ma non soltanto a livello pratico operativo, ma anche a livello motivazionale del personale dell'amministrazione. Riteniamo che questo possa contribuire a migliorare la qualità dei servizi. Qui siamo nella sede distaccata del Comune di Ragusa, si trova nella zona artigianale della città. Purtroppo, come sappiamo, è una zona molto degradata, è una zona che è rimasta un po' a se stessa, è stata abbandonata a se stessa, non c'è cura degli spazi verdi, contiamo anche di riqualificare e di fare gli interventi anche sotto l'aspetto del decoro urbano. Puntiamo anche ad innovare e a modernizzare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione, anche ricorrendo all'ausilio e all'aiuto delle moderne tecniche di comunicazione. Sappiamo ormai che c'è la possibilità di comunicare anche attraverso i social, attraverso le pagine Facebook, attraverso i WhatsApp. I cittadini potranno segnalare eventuali disservizi o guasti, non necessariamente recandosi negli uffici comunali, ma facendo una segnalazione attraverso questi strumenti. E questo chiaramente darà la possibilità di snellire l'iter burocratico, l'iter amministrativo e di consentire la soluzione dei problemi in tempi più rapidi. È nostro interesse implementare anche il SUAP, lo sportello unico per le attività produttive. Abbiamo infatti lo scopo di snellire le pratiche amministrative. Sappiamo inoltre che per l'evasione delle pratiche edilizie è richiesto un tempo esagerato. Il nostro scopo è quello di implementare anche questo settore e fare in modo che chi faccia una richiesta al comune possa avere una risposta in tempi più rapidi.